Salve a tutti, siamo qua con Davide Salato, fondatore di Noi Siamo il progetto Noi Siamo Cilento. Davide, buon pomeriggio. Allora, cominciamo subito a chiederti cosa tratta questo progetto, come e perché nasce. Allora, buon pomeriggio a tutti. Questo movimento, perché io lo definisco movimento, Noi Siamo Cilento, nasce dalla voglia sostanzialmente di dare maggior flusso turistico, ma anche culturale, sociale, dal punto di vista delle associazioni sul territorio. Dobbiamo migliorare sicuramente anche noi come comune di Castellabate. Però è qualcosa che è nata da un punto, diciamo da una voglia di ampliare la situazione su tutto il Cilento. Perché questo? Perché praticamente il Cilento è una terra ricca, è ricca di storie, di contenuti, tradizioni e attraverso Noi Siamo Cilento le vogliamo non solo rispolverare, ma anche dare questa sorta di pacchetto. Non solo a chi guarda la pagina, quindi come turista, ma anche come amministratore. Infatti, quello che spero è che ci possa essere un binario parallelo tra il progetto Noi Siamo Cilento e anche la parte politica poi. Sicuramente è una tematica che verrà affrontata anche attraverso i social. Ecco, ci saranno sotto questo punto di vista dei sondaggi? Il primo sondaggio io auguro, e non voglio dare ancora la conferma, dovrà essere una diretta con il sindaco di San Mauro Cilento, in modo che ci illustrerà la situazione su San Mauro per quanto riguarda sia le tradizioni, ma anche per quanto riguarda le problematiche, perché anche lì, dal punto di vista, faccio un esempio, dell'acqua, abbiamo le medesime difficoltà. Le tematiche che chiaramente andrà a toccare questo progetto sono molteplici. C'è un settore in particolar modo sul quale, insomma, premierete maggiormente? E se sì, quale? In particolare mi voglio concentrare sul turismo perché diciamo è la fonte primaria di questi territori, è la fonte che può garantire lavoro e soprattutto ai giovani, perché da quello che si evince ad oggi molti comuni si stanno spopolando e con questo progetto non solo si vuole creare lavoro, però si deve creare una sorta di filiera attorno al turismo, ma anche, come ripeto, attorno ad altri settori, come quello delle associazioni che svolgono ruoli chiave sul territorio e come anche siti di cultura tipo Paestum, Velia, ma voglio dire, ce ne sono anche altri secondari che a volte vengono esclusi o non vengono citati. Ecco, diciamo che è un progetto questo molto intrigante, rispecchia anche una grande novità nel nostro paese. La domanda è, tutto un ragazzo giovane come te, com'è nata quest'idea, insomma, questa bellissima idea, questa bellissima iniziativa? La verità è nata dalla voglia, non ti nascondo che è nata dalla voglia di fare, di fare sul territorio in primis di Castellabate, però poi ho pensato tra me e me, perché fermarsi solo su Castellabate e non dare forza a tutto un territorio, dare una sorta di modello base, di gettare le basi per costruire qualcosa su tutto il Cilento. E la cosa è nata qualche mese fa sostanzialmente. La domanda ricade proprio su questo, insomma, c'è un calendario che avete stilato sulle varie tappe per l'appunto da intraprendere oppure ancora no, diciamo in fase di allestimento questo eventuale calendario? Guarda, ad oggi un calendario non è del tutto chiaro, nel senso che noi non ci siamo progettati tipo un calendario eventi, bensì un calendario di passi, se lo possiamo definire tale, da fare piano piano, giustamente attraverso le persone che sposeranno, vogliono sposare questo progetto. E giustamente di ampliare la situazione sui vari territori, perché ad oggi, come ripeto, abbiamo avuto risposta da comuni vicini. A breve ci amplieremo anche su comuni al di là del Cilento, quindi anche con il Vallo di Diano. Però l'importante è che poi il tutto venga ad una sintesi, che è quella di pubblicizzare e di creare non solo lavoro, ma anche turismo sul Cilento.
Ecco, come insomma gestirete, ecco, siete intenzionati a gestire la situazione in merito anche a questa pandemico emergenziale? Ci stiamo muovendo maggiormente da un punto di vista digitale, quindi anche le interviste, le nostre dirette verranno fatte tutte attraverso i canali social, almeno per questa fase, diciamo, pandemica, che spero passi presto. Però poi in seguito, giustamente, già abbiamo un piano diretto che sarà quello di andare a dialogare, diciamo, proprio sui territori, di dare proprio questa offerta, se così la vogliamo chiamare, sui singoli territori, e quindi di andare comune per comune, conoscere persone in particolare, perché ad oggi purtroppo ci stiamo muovendo solo come singolo, mi sto muovendo. Va bene, allora per concludere un saluto dalla parte tua e poi ai amici di WeStation. Un saluto agli amici di WeStation Cilento, li ringrazio per questa intervista e in bocca al lupo.